e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è martedì 11 maggio. Come vedete sono a casa e vi volevo insomma aggiornare un po' sulla situazione. Innanzitutto ringraziarvi perché anche l'ultimo video che ho pubblicato ho avuto veramente un sacco di commenti, di messaggi veramente di cuore, veramente belli. Mi avete chiesto un sacco di cose, mi avete dato conforto, sostegno, quindi scusate, è un po', credo, di allergia del periodo, per non farmi mancare nulla. E quindi insomma ci tenevo a ringraziarvi, a ringraziare anche i nuovi iscritti. Abbiamo superato i 1500, quindi non potrei che essere felice. E gli ultimi due video che ho pubblicato li ho riguardati e ho visto insomma che avevo veramente un viso molto molto spento. Adesso credo di essere tornata al mio colore originale. Allora, voi avete visto credo sabato il video dove vi aggiornavo sulla situazione, dove ero molto molto giù, molto abbattuta. Sicuramente, scusate un attimo. Ecco, se no non riesco a parlare. E succede poi che domenica passa una dottoressa, la dottoressa del turno, e mi dice: guarda che i valori di questi benedetti acidi biliari sono scesi, quindi ti dimettiamo. Io ho chiesto conferma 3 volte perché non ci credevo. Anche sabato avevo avuto un permesso di uscita, avevo avuto giovedì, venerdì e sabato. Potevo uscire dalle 13 e rientrare alle 21. E quindi credevo domenica che mi dessero nuovamente un permesso. Invece mi hanno detto no, ti dimettiamo. Io non ci credevo, ho pianto, ma ormai si sa, sono molto frignona. Ho pianto perché questo voleva dire comunque che la situazione era, insomma, si stava un po' aggiustando e che potevo tornare a casa da Alex. E così è stato, quindi alle 3:30 mi sono venuti a prendere perché ora che comunque fanno le visite, fanno il foglio di dimissioni, spiegano un po' come curarsi a casa, sono passate insomma un paio d'ore. Allora, io ho ricevuto anche privatamente, quando dico privatamente, su Instagram, domande dove mi veniva chiesto esattamente che cosa avessi. Allora, io lo dico senza problemi perché non credo ci sia nulla di male. Ho diciamo preso 2 settimane fa quella che viene definita la colestasi gravidica, ovvero che si manifesta inizialmente con del prurito ai palmi delle mani e alla pianta dei piedi. E io ovviamente leggendo su internet ero andata in ansia, per cui ne ho parlato col ginecologo e col dottore e ho chiesto io, qui devo dirlo, di fare questo benedetto esame degli acidi biliari, perché appunto mi ero, a volte uno sbaglio a leggere internet, ma avevo letto veramente tante cose e avevo capito che c'entravano questi acidi biliari del fegato. Ho iniziato a fare questi esami, quindi tutto è cominciato all'incirca 3 settimane fa e è venuto fuori che il fegato sta bene, ma ci sono questi acidi biliari che vanno su e vanno giù. Quindi io, avendo anche 2 bambini, mi comprimono molto qui e quindi diciamo che i valori sono schizzati. E mi hanno fatto un monitoraggio molto lungo, è iniziata così prima di ricoverarmi ed erano scesi e quindi mi avevano mandato a casa fino a 11 giorni fa, che hanno visto che sono risaliti troppo e quindi era venerdì di 11 giorni fa e mi hanno detto no, non ti facciamo andare a casa, era mattina. E devi stare qua perché comunque dobbiamo monitorarti. Mi è crollato tutto addosso, ovviamente, perché sono una gravidanza gemellare. Continuano a dirmi che insomma è più soggetta ad avere magari più
piccole complicazioni. Insomma, anche parlarne mi fa un po' così, perché comunque devo dire, io sono stata benissimo, ringrazio che sono stata benissimo fino a 3 settimane fa. E poi è iniziato tutto questo dover curare e monitorare questi acidi biliari. E lì io sono scoppiata, ma perché più che altro chi è mamma come me può capire che davanti c'è sempre la salute dei figli, ovviamente loro, perché sono due, perché sono piccini, perché devono nascere, siamo vicini. E poi l'altro mio grande amore che è a casa, che è Alex, come ben sapete. Ovviamente poi, in un periodo pandemico, passatemi il termine, come questo, insomma, le agitazioni crescono ancora di più, non avere proprio la famiglia e il compagno vicino, insomma, mi hanno ricoverata. E quindi poi da lì, mio compagno, mia mamma, insomma, mi hanno portato giusto almeno il necessario per poter dormire in ospedale. E da lì è iniziato tutto venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, 6 giorni di continui monitoraggio 3 volte al giorno. Mi hanno tenuto controllata la glicemia, sebbene io non sia diabetica, ma anche qui un leggero valore nelle analisi del glucosio, della curva glicemica, non andava bene, così già da casa mi avevano dato questo pacchetto. Erano giusto 3 giorni che avevo iniziato a farlo per fare la glicemia, quindi hanno iniziato a tenermi controllato l'alimentazione, anche se io devo dire mangiavo bene a casa, però con delle dosi molto ospedaliere, quindi molto più ridotte. Tanti monitor, tanti esami, un giorno sì, un giorno no, analisi del sangue per vedere gli acidi. Fino a che allora, da venerdì a mercoledì sono riuscita a vedere sia mio compagno, ecco, i mariti li facevano vedere anche 1 o 2 volte al giorno. Io ero ricoverata nel reparto di maternità, quindi ho cambiato 4 compagne di stanza che hanno tutte partorito, e quindi ero in quel reparto lì. E i mariti li facevano venire, però ovviamente io non avrei potuto non vedere mio figlio, e quindi ho tanto premuto finché comunque mezz'ora al giorno dopo la scuola me lo facevano venire, o me lo portava il mio compagno, me lo portava il compagno di mia mamma o mia mamma. E ovviamente tante videochiamate, tanto telefono, guai, 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 fino a che giovedì mi danno il primo permesso di uscita, giovedì, venerdì e sabato. E io continuo a fare comunque un giorno sì, un giorno no le analisi, quindi una volta sono buone, una volta sono alte, una volta su, giù, così. Fino a che arriva finalmente domenica che mi danno questa notizia, che io contentissima. Mi hanno detto ovviamente di fare assoluto riposo, e io sto cercando di fare la vita che facevo in ospedale, quindi, a parte i monitoraggi che non posso fare a casa per ovvi motivi, mi alzo, preparo Alex, lo accompagno al pulmino, torno a casa che è proprio 20 passi perché ce l'ho fuori dalla finestra la fermata, faccio colazione secondo indicazioni, quindi non posso mangiare, diciamo, quello che voglio, e poi me ne torno a letto. Sono sincera, vi dico, sto anche 3-4 ore o dormo, o sto lì sdraiata e mi guardo film. Questo perché mi sono resa conto che il riposo veramente, arrivati all'epoca gestazionale che sono io, serve. È difficile perché io sono una persona, mi reputo una persona molto che fa in continuazione, fa di qua, corre di qua, ma non posso. Non posso e non voglio, perché voglio essere sicura di fare tutto il possibile affinché i miei bimbi stiano bene, perché ovviamente la colestasi può dare, più che a me, che oltre un po' di prurito notturno che curo con un antistaminico, non mi dà grossi problemi. Scusate, ma l'allergia doveva proprio arrivare. Non mi dà altri problemi, può darlo ai bimbi. E non mi va sinceramente di fare l'elenco delle cose che potrebbero succedere, perché mi crescerebbe un'ansia assurda, e la sto vivendo tuttora, l'ho vissuta, ma ce
Tanto se siete insomma curiosi di sapere, basta che andate a vedere su internet e vi viene fuori tutto. A maggior ragione su una gravidanza gemellare. E quindi nulla, le mie giornate sono così. Poi pranzo, sto mezz'ora, un'ora, quello che è, insomma, giusto per digerire, e torno a letto. Quello che faccio è veramente minimo. Quindi preparo lo zaino a mio figlio, sto stirando dei vestitini che mi mancavano per i gemellini, ho stirato qualcosina ad Alex per la scuola e faccio il letto, insomma, veramente cose molto 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 leggere, quindi non vedrete nemmeno, diciamo, in queste ultime settimane video pulizie, ma perché non voglio azzardarmi a fare. Perché mi hanno detto riposati, vai a casa, ma riposati, perché quello può tanto aiutare. Perché io ho la scadenza il 22 giugno, ma completo le 37 settimane a fine maggio. Adesso sono entrata oggi nella 34esima e quindi vogliamo cercare di arrivare almeno a fine mese in modo che siamo più sicuri per programmare il cesareo. Perché affinché poi la respirazione dei bambini sia a posto, perché quello è il fatto. Queste 3 settimane servono proprio per quello. Quindi io, oltre che farmi tanto aiutare, non faccio altro. Rimanderò tutte le mie cose a dopo il cesareo, dopo che mi sarò ripresa. E voglio essere fiduciosa, voglio pensare che tutto andrà bene. Io sono un po' ansiosa di mio, eh. Quindi insomma, anche il parto naturale che ho avuto di Alex ero molto agitata, ero anche più piccola, però insomma, e quindi questo è quello che mi è successo. Domani ho l'ecografia, che era già prenotata da un po', quindi saprò il peso e vedremo insomma come vanno. Fortunatamente loro due si muovono veramente tantissimo, sono contentissima. Si muovono in una maniera allucinante e tutti i dottori insomma ne erano compiaciuti, perché dicevano vederli muovere così tanto vuol dire che loro comunque sono tranquilli al calduccio e stanno bene. E quindi nulla, volevo aggiornarvi su questo. Ovviamente ho lasciato un attimo la programmazione del canale per quanto io ci tenga e per quanto io voglia continuare a mantenerla, quindi lunedì, mercoledì, venerdì, però non avevo registrato ovviamente video. E in questi giorni andrò con qualcuno della famiglia, non so ancora con chi, a fare la spesa, quindi poi sicuramente farò gli svuota la spesa soliti e farò quello del programma trisettimanale. Insomma, sicuramente quei video li vedrete. Non ci saranno molte video pulizie, ma magari girerò qualche vlog. In base ovviamente anche a come starò, perché la mattina io sono cotta, mi alzo che sono cotta, perché comunque anche di notte dormo, ma la posizione, la pancia, il fare pipì in continuazione non mi agevola, quindi poi mi alzo che sono stanca. Vi devo dire che inizio ad accusare un po' di pesantezza, mi dicono tutti che è normale perché comunque sono due, la pancia è molto grande, non so se dalle foto rende, io ora vi faccio vedere, ma è come vedete, è veramente grande. Io con Alex alle 39 settimane passate non era così, perché ho riguardato anche le foto ed è pesantina, quindi se faccio 50 passi, non ce la faccio più e sento proprio il bisogno di riposare, di fare tutto con calma, di fermare la mia frenesia, ecco. E nulla, è che sto per starnutire, forse sì, forse no, ecco, sempre quando uno deve parlare. Vabbè, siamo anche sotto periodo di allergie. E niente, insomma, io spero che questo video possa magari aiutare qualcuno che è nella mia stessa condizione. Il mio consiglio è, se siete incinte, che sia gravidanza normale con un bimbo, con due o più, e avete prurito inizialmente alle mani e ai piedi, chiedete subito, 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 e anche la pipì un po' più scura del solito, e chiedete subito
al ginecologo, al dottore, insomma, di fare esami perché solo loro comunque possono aiutare. Ovviamente io seguo una terapia, quindi oltre che seguire un'alimentazione, seguo anche delle pastiglie da prendere, di cui non faccio nomi, ma su internet si trova tutto. E il riposo assoluto, io spero che questo possa aiutare, perché mi hanno detto una volta che si prende questa cosa degli acidi biliari che vanno su e giù, continueranno a fare su e giù, purtroppo. Io il 24 maggio poi ho gli esami per vedere come sono andate queste 2 settimane a casa e poi in base a quello penso e credo verrà programmato il cesareo. E nulla, insomma, spero veramente che i miei piccoli consigli in base alla mia esperienza che sto vivendo, quindi non esperienza nel senso che so, ma esperienza che sto vivendo, possa esservi d'aiuto, insomma. E nulla, domani farò l'ecografia, non vedo l'ora. Vi ho anche aggiornato sul fatto che sono arrivati i mobili, è arrivata anche la macchina, quindi insomma, piano piano stiamo facendo un po' tutte quelle cose di cui vi avevo parlato. Detto questo, vi ringrazio nuovamente per i messaggi stupendi che ho ricevuto. Vedrete questo video domani, che è mercoledì, così almeno mantengo, diciamo, il giorno di programmazione, poi vediamo venerdì se riesco a far uscire quelli della spesa, quelli del menù, insomma, i soliti nostri video. Ecco, io vi saluto, vi mando un bacio enorme e vi ringrazio ancora. Alla prossima.